Ci vediamo presto. Ciao, quando volete io sto qua. Inizia una nuova settimana, la terza per esattezza. Chi riconosce questa via? Quelle finestre? Questo palazzino, tu la riconosci? Io la riconosco anche perché so dove stiamo andando. Ah, bravo. Qua, qua, guarda, guarda, guarda. Veramente tanti ricordi. Buongiorno. Buondì. Madonna, che momento. Salutiamoci. Quanto tempo è? Troppo. Quindi sono anche quello di YouTube. Quindi siamo 3, 6, 7. Era... intanto provo a segnarti. Provo andare a rubare il libro di Claudio, ma non si riesce. Scusate, scusate, mi levo subito. In questa casa c'è una cura degli spazi. Ho finito la camicia, venite con me. Beh, anzi, ehi, funziona. Come funziona, Matteo? Tu stai calmo. Nonna, che faccio? Devi stare tranquilla. Fatti attenzione alla suspense. È un anno che non faccio questa cosa. Ciao! 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 Non so più come si fa. Continua nonostante la sua età, la panza, l'alcol e la vecchiaia, non ce la fa più. Continua ogni settimana a fare un video. Signore, signore, caro zecco! Ah! Stiamo stretti. Signore, signori! Preparati che potrebbe esplodere schizzare la stanza. No! Che devo morire. Puntalo bene. Moriremo tutti. Madonna! Aiuto! No, no, no! Penso che è solo una bottiglia. Però... sento che oggi finisce male. Siamo pronti a partire? Vieni, questo è il caso. Visto dall'esterno è... invece il secondo è sciacquo. Teatro. Ora abbiamo cercato una ricetta e quindi questo sarà un reboot. Dai, che era merda. Ma fa ridere. Sono tanti, stai per tagliare. Stai zitto. In assoluto il pranzo più urlato che abbia mai visto. Che va questo chilo di parmigiano? Io lo porto dell'là. Porta dell'là questo. Ciao, 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 ciao. Vabbè, io gli vado, mi scherzo. Buon appetito. Manco a dirlo, cioè il link che vedete adesso qui, sì? Andate a comprare il mio libro. Che palle. È bello iniziare la settimana così, andrebbe fatto più spesso. Ci vediamo presto. Ciao, quando volete io sto qua. Comunque c'è una cecagna. Allora io mando il primo modello, faccio un chiocco. Abbiamo trovato accanto a un cassonetto l'oggetto definitivo. I prezzi di benzina e gasolio. Poi ci dai, sono praticamente tutti. È nata. È nata, sì. Questo si sistema alla grange. Bellissimo. Mi sa che c'è uno zero che è rimasto lì per terra. Ora la raccogli. Mazza che oggetto definitivo. Che è? Servito. È stupendo. Puzza un po' tutto de merda. Ci hanno per forza cagato sopra. Marco, abbiamo trovato una cosa bellissima accanto a un cassonetto. Vieni a vedere. E come cazzo ci lo sanno? Hai avuto una bella idea creativa, mi piace. Sono un creativo, assumetemi. Ancora non la raccontiamo come idea perché è bella. La realizzeremo. Bravo Marco, bravissimo. Oh Issa, oppelala. Io voglio proprio vedere domani cosa dirà Adriano del nostro cartello della benzina. Matteo sta cagando. Stai cagando? Sto cagando addosso. Perfetto. Questa giornata finisce qui. Martedì è arrivato Santucci e ha trovato il nostro progetto. Che hai rubato un coso del benzinaio? Entrando ho visto un cartello dei prezzi del benzinaio. Manco un mese. Cosa succede? Perché? Comunque passa la stazione il giorno dopo. Premi questo e poi gli dai una temperatura a 2000 gradi. Prende fuoco la pasta alla stazione. Quanto tempo non ti do un calcio? 2 ore. Siamo quasi, Ma i mortali. Senti questa scheda. Però che sei anche batterista comunque. Ah, lui è stato quindi batterista. Ma io ho imparato a cucinare. Adriano è stato batterista e è stato ballerino. Guarda, guarda, guarda. Basta. Devi sbattere proprio. Devi sbattere proprio. Basta. Devi sbattere proprio. Adriano è tutto tranne che videomaker. Grazie nonna Lea.
sta succedendo? Allora, c'è un problema. Ha visto questo cosa su Facebook, tra l'altro sul gruppo dei Jackal. Praticamente dice: preferireste ricevere $1,000,000 per non masturbarvi mai più o $100 ogni volta vi masturbate? E lui ha detto subito: sì, vabbè, raga, è facile, è come dire, vuoi 1,000,000 subito? No, tra un po'. 1,000,000 in botte da 100 euro sono 10.000 seghe. Metti che ti fai 4 seghe al giorno, sono 2.500 giorni. Cioè vuol dire che ti devi fare 4 seghe al giorno tutti i giorni per 6,8 anni. Cioè 1,000,000 dopo quasi 7 anni. 4 volte al giorno, non ho, tutti i giorni. Ma ne voglio. A me manco me pago. Comunque, io questo è un quesito che io vorrei che rispondessero nei commenti. Donne e uomini. E quindi concludiamo la giornata con un po' di sano cinema. Ah, fammi capire. E passiamo a mercoledì. Allora, qui sta per succedere qualcosa di epico e storico. Stiamo per smontare questo tavolo. Siamo passati da avere questo computer grosso di metallo molto vecchio a avere questo computer di metallo piccolo molto nuovo. Visto che io ho dei problemi mentali, oh, posso accendere la mia lucetta. Ah, io ho detto a Giovanni: senti, ho un'ottima idea. Ma che ne dici di rovesciare tutti i mobili della stanza e mettere il tavolo da quest'altro lato? Così poi. Quindi adesso smontiamo tutto. Dai! Devi sbattere il tappeto adesso. Grazie. Adesso tu avrai la lepra. Timelapse. Finito. La stanza montaggio è finita. Madonna. Dà più spazio. Dà più spazio. Prima c'era questa cosa. Quando il tavolo stava qua, c'era Giovanni che stava allora e montava lì. Venite a vedere com'è, che mi dite se è bello. No, tu arrivavi, c'erano mille cose. Tutto stretto. Guarda adesso. Allora venite a vedere le cose. Certo, eccomi qua. Puoi usare di più, eh. Allora venite a vedere le cose. La vedi? Bello Giovanni, che bel montaggio. Prima mica la facevi sta cosa. Alla fine questa era l'unica cosa che aveva senso raccontare di oggi. Per il resto è stato tutto molto noioso. Però che soddisfazione. Quanto ci piace spostare i mobili, madonna. Venerdì! Lo sai che cos'è il momento di fare? Non ha senso questa frase. Oh, che dobbiamo fare adesso? C'è questo... Ti ricordi la luna il sabato sera? Dai. Cartello. No, dai, io posso di niente. Ah, cartello. Adesso... Fa un bellissimo rumore. Non devi mai più farlo. Vai, no! Mettiamo in atto il suo progettato. Ma ci sono dei capelli sopra. Capelli di Adriano Santucci. Sono tutti puntici. Non farlo mai più. Non nominare mia madre. Ok. Capelli di Adriano Santucci. Vieni. Oh. Capelli di Adriano Santucci. Capelli di Adriano Santucci. Stavo lavorando. Che sei scemo. La lì. Lui è un grafico. Vieni con me. Ti aspetti un lavoro, una cosa seria, no? L'ultima volta ho pulito per terra. Ecco a te. Prego. Ah. Dovresti individuare il tipo di font utilizzato per scrivere benzina e gasolio. E dobbiamo andare a riprodurre dell'etichetta. 6 secondi per farlo. 1, 2, 3. Stai sfruttando 4, bene il tuo tempo. 5. Sei licenziato. Vado a cercare il font su dei simpatici siti che siano What the Font. Questo simpatico font gasolio e benzina. Io mi do fuoco. Fatto! È un Arial. È un fottuto Arial. Cazzo, me l'aspettavo. Insomma, era fallito. Se vi interessa, se dovete fare dei cartelloni in benzina, è Helvetica il font. Non devi essere sempre così triste. Non provo emozioni. Esatto. Vediamo se funziona sto tuo esperimento. È bello. Grazie. È tipo finito il capolavoro. Madonna. E il resto lo portiamo dentro. Andiamo. Prendi tu mentre lo attacchiamo alla parete. Siamo per attaccare. Dai, questa alla parete. Facciamo del prendere. Lo faccio. Porta i chiodini come i bambini. Proprio sentito il male. Serve uno alto. Uccello, serve uno alto. Devi tenerlo. Vado, dritto. Vai. Oh, responsabile. Oh, stai aspetta, ma sto morto. Oh, pesa. Stai calmo, fa bene al cuore.
Ma proprio dentro? Lunghi il gas? Non sanno i chiodi. Vi raccontiamo adesso. Quanto costa un videoclip al litro? Oggi pochissimo, oggi sono pochissimo. Gli sconti sui videoclip. Comunque siamo a settembre, è il momento degli sconti. Oh, non devi toccare! Un strumento tecnologico molto complesso da usare. Virale costa almeno 9 euro. Solo 3 euro il virale. No, non ci sto, prima, non ho controllato su internet. Oggi sta almeno 6 euro. Sì, sì, sono d'accordo. 6,76 euro. E Cina? Costa botto, ragazzi. Cina costa 9,01 euro. 9,01 euro, esci da sto bar. Puoi uscire? Balle. Andata. Quindi a tutto. Aspetta, inquoriamo solo per una cosa. Palle. Dai, fenomeno da baraccone, fai quello per cui ti paghiamo. Sistemato. Bravo, ti sei guadagnato lo stipendio pure sto mese, fallito. Questa settimana è stata... Scusate, è stata follia. La prossima sarà più calma.